Ho iniziato questo lavoro circa 7 anni fa, in mancanza di altri lavori ho deciso di portare avanti quest'arte da mia nonna e dal mio maestro Giuliano Ferri. Sono stato forse l'unica persona a cui è stata tramandata questa tipologia di costruzione delle reti. Io personalmente le prime cose che ho imparato a fare è stato montare proprio questi cerchi intorno alle nasse, detti tofi. Venivo qui, diciamo, dalla mattina con nonna che mi insegnava dal riempire l'ago o col maestro dal cucire maglia per maglia la rete. Sia verticalmente sia orizzontalmente, sia poi per il conteggio, per avere il giusto occhio delle distanze prese sul cerchio. Poi ho imparato, oltre a fare queste, a montare, armare le reti da persico, da regina, che sono, diciamo, totalmente diverse come nodi, come struttura rispetto a queste nasse. Ricordo che mio nonno, quando pescava, provavano, nonna faceva le reti e nonno andava giù al lago a provare a testare ogni singola rete e eventualmente veniva fatta una modifica per quanto riguarda la parte dei galleggianti oppure per quanto riguarda la parte della corda piombata sotto, affinché per perfezionare, diciamo, la pesca stessa di queste reti. E come mi raccontava nonna, una volta addirittura con il cotone o la canapa facevano materialmente tutte le reti maglia per maglia. Diciamo che dagli anni 80-90, con l'invenzione dei nylon, dei derivati comunque del petrolio, eccetera, le reti sono diventate più industriali e di conseguenza anche per risparmio di tempo e sicuramente economico. Sono state adottate queste altre tipologie di reti per la pesca. E comunque con il nostro lavoro, tutto artigianale, siamo stati in grado di adattarci a questi cambiamenti e ad utilizzare come viene fatto tutt'oggi questi altri tipi di materiali. Le varie tipologie di rete, come potete vedere, variano a seconda della pesca e a seconda del pescatore. Variano da delle maglie del 25 mm a 30 mm per la pesca del persico e di solito sono alte, 1 metro. Montano dei sugheri, dei galleggianti molto più piccoli e un peso sotto inferiore rispetto alle reti da fermo per le regine, che sono le più grandi che usiamo noi al lago Trasimeno, dove, come potete vedere, ci sono dei galleggianti più grossi e la corda piombata sotto è molto più pesante. Queste reti possono variare sia di grandezza della maglia sia in altezza proprio della rete come struttura. Per le varie tipologie di pesca, dalle carpe a quella con la maglia più piccola per le tinche, a quella con la maglia più piccola per i boccaloni, fino ad arrivare alla rete, diciamo, più piccola, più fina per il persico. Per quanto riguarda invece le nasse, o quelli che vengono chiamati tofi qui al lago, utilizziamo questi di colore rosso, principalmente per la cattura di anguille, che hanno una maglia, diciamo, di 8 mm, da 8 mm a scalare fino a 16 mm. Per la cattura del latterino si utilizza la rete, questa qui dietro, con una maglia da 5 mm a 8 mm. Proprio per la grandezza della differenza di grandezza dei vari pesci.
Io sono molto orgoglioso che il mio lavoro e la mia arte è ancora utile, soprattutto per i pescatori del lago Trasimeno, sia per adattarci alla pesca del latterino, quando è periodo del latterino, oppure del persico in estate, o durante la pesca delle carpe o delle regine. Queste nasse principalmente servivano per la cattura di anguille e quindi, ripeto, sono molto soddisfatto anche di poter variare reti e nasse in base all'utilizzo per ogni tipo di pescatore anche nel circondario del lago, nel senso che magari a Sant'Arcangelo c'è una pesca diversa rispetto a Castiglione o rispetto qui a San Feliciano, in quanto il fondale del lago è diverso in ogni zona.